Buon pomeriggio. 4 anni fa, all'epoca, in Russia si affrontarono queste due squadre, queste nazionali di Australia e Danimarca. Alla Danimarca bastò un pareggio per qualificarsi agli ottavi. Questa volta servono i 3 punti alla nazionale danese, perché l'Australia, con un pareggio a sua volta, al 99%, sarà qualificata agli ottavi. Stadio Al-Janoub di Al-Wagra, città 20 km a sud di Doha, uno stadio ispirato alla tradizionale barca a vela araba dei cacciatori di perle, e tra pochi istanti Danimarca e Australia andranno a caccia della qualificazione agli ottavi di finale. In pratica una gara di eliminazione diretta anticipata, quella tra Australia e Danimarca. La classifica del gruppo D vede la Francia già qualificata con 6 punti, poi l'Australia con 3 punti, Danimarca e Tunisia 1 punto, quindi Danimarca chiamata assolutamente a vincere questo confronto. Come detto, all'Australia potrebbe bastare anche un pareggio, andrebbe fuori in caso di pareggio e clamorosa vittoria della Tunisia sulla Francia. Pallone interessante per Skomolsen in mezzo, tentativo murato da parte di Lindstrom, palla gol per la Danimarca al 10° minuto. Massimo Barchesi, Australia-Danimarca. E senza esito anche il primo angolo della Danimarca, nato da una splendida parata di Ryan su Jensen, una bordata da parte del numero 7 della Danimarca che milita nella Premier League nel Brentford. Ottima la risposta da parte di Ryan in calcio d'angolo. Torniamo all'Al-Janoub Stadium da Massimo Barchesi. Anche qui siamo al corso del 20° minuto, 0-0 tra Australia e Danimarca. Continua ad attaccare la nazionale danese, poco fa intervento di piede da parte di Ryan su cross di Mele, anche deviato. Siamo al corso del 12° della ripresa, 0-0 tra Danimarca e Australia, è partita che non cambia assolutamente. Al momento, con questo risultato, l'Australia sarebbe qualificata agli ottavi di finale. Il vantaggio della Tunisia, Barchesi, un gol che a questo momento significherebbe qualificazione della Tunisia. Di nuovo a te. Grazie Diego, si è cambiato davvero tutto in questo momento. Attualmente sono fuori sia Australia sia Danimarca. Con una certa leggerezza. Attenzione, Carmignani, ha segnato l'Australia, ha segnato Lucky. Al 1/4 d'ora della ripresa, l'Australia in vantaggio in contropiede, classica ripartenza e rete da parte dei Socceros con Leakey. 1-0 al 16° minuto del secondo tempo ed ora l'Australia è nuovamente qualificata al momento. Diego, nel giro di 3 minuti cambia tutto, ci trasferiamo nuovamente al-Janoub Stadium. Esultanza sfrenata sugli spalti da parte dei tifosi dell'Australia che vivono un sogno che lo sta firmando Leakey, splendido contropiede capitalizzato dal giocatore del Melbourne City, 14° gol per lui, ma grave ingenuità da parte della Danimarca, tutta in attacco, ha perso palla al limite dell'area di rigore e poi c'è stata una ripartenza micidiale da parte dell'Australia. Il pallone è arrivato a Leakey, una finta su Christensen e poi ha schiacciato il sinistro. Non è stato un tiro assolutamente perfetto da parte del numero 7 australiano, ma decisamente efficace, con pallone che ha beffato Kasper Schmeichel e si è insaccato alla sua sinistra nell'angolino basso. 1-0, e direi pure meritato a questo punto, perché l'Australia sta giocando una gara tatticamente perfetta. Grave ingenuità della Danimarca che si è fatta trovare totalmente sbilanciata sulla ripartenza dei Socceros, capitalizzata al massimo da Matthew Leakey. Come detto, per lui si tratta del 14° gol con la maglia della nazionale australiana, 76esima presenza ex Hertha Berlino. Un gol che sta facendo davvero sognare i tifosi australiani, perché, come ribadisco, in questo momento l'Australia è nuovamente qualificata agli ottavi. Tutto dipende da quello che capita all'Al-Janoub Stadium.
dove si sta giocando Australia e Danimarca, e torniamo lì da Massimo Balchisi. Dove sta valendo e come la rete di Leakey al quarto d'ora della ripresa per l'Australia, avanti 1-0 sulla Danimarca, 41esimo minuto, 4 più recupero al termine della partita, con l'Australia che è lì nella propria metà campo ad aspettare la Danimarca che non ha idee, sempre un ritmo bassissimo per la nazionale di Hjulmand, una delle più brutte partite giocate nei recenti anni dalla Danimarca, e rischia di costare carissimo alla nazionale danese. Pallone allontanato nuovamente, ora da Irvine, poi da Moy, stanno dappertutto i giocatori australiani con una grinta decisamente maggiore rispetto a quella messa in campo dai giocatori danesi, che manovrano ora con Christensen, da questi a Andersen. Ha giocato sempre così la Danimarca, con questa inutile ragnatela di passaggi corti. Poi vediamo Christensen, cerca l'accelerazione, Skov dalla sinistra, potrebbe crossare all'interno dell'area di rigore, ci prova, ma ancora una volta l'1,98 di Suttar alla meglio, con decisione e con violenza ha spedito il pallone dalla propria area di rigore quasi nella metà campo avversaria. Ora recupera ancora la Danimarca, che ci riprova sul settore di destra. Vediamo Ba, giocatore entrato in campo all'inizio del secondo tempo, il tentativo di scambio sempre lungo la corsia di destra con Cornelius, parte il cross, pallone che è stato messo fuori, recuperato ancora dalla Danimarca. Eriksen, pure lui in ombra, aveva provato quantomeno a dare qualche geometria, qualche trama alla sua squadra, ma letteralmente persi i giocatori danesi, non hanno mai raccolto il messaggio del loro capitano. Ora cerca l'affondo Dolberg, area di rigore, anticipato, ma conclusione larga d'esterno destro, pallone sul fondo, ha calciato il giocatore del Benfica di esterno destro dall'interno dell'area di rigore, e questa, pensate un po', è la prima occasione della Danimarca dall'inizio della ripresa, la seconda in totale dall'inizio della partita. Conclusione di Ba, pallone largo alla sinistra di Ryan. Sta anche ultimandosi la gara dell'Al Janoub tra Australia e Danimarca. Barchiesi. E si era portato all'interno dell'area di rigore anche Kasper Schmeichel sul calcio d'angolo battuto da Christian Eriksen, pallone terminato direttamente tra le braccia del portiere australiano Ryan. 49 minuti e 5 secondi, e dunque siamo entrati nel quinto dei nel quarto di 6 minuti di recupero. Attenzione ancora Ryan, che ha deviato da distanza ravvicinata, la conclusione tentata con il tacco da Dolberg, Danimarca pericolosa. Ora lo stesso Schmeichel va a recuperare il pallone, 49-26, si chiuderà al 51esimo, ultimi assalti da parte della Danimarca, pallone che resta all'interno dell'area di rigore, c'è un'incertezza, un'indecisione, con poi ci mette una pezza nuovamente Ryan dopo un tentativo di Degenek che non è intervenuto al meglio, altro angolo, tutta la Danimarca dentro l'area di rigore, nuovamente arriva Schmeichel, sempre Eriksen alla sinistra di Ryan. 49-50, sta per iniziare l'ultimo minuto, attenzione, parte il cross, Cornelius di testa, alto Cornelius da solo, non ha dovuto nemmeno saltare, ha cercato di appoggiare il pallone sotto la traversa, ma la porta non l'ha trovata, pallone terminato alto sopra la traversa. La Danimarca si è resa praticamente pericolosa in questi ultimi, più in questi ultimi istanti di gioco. Mancano 40 secondi, con i tifosi australiani che stanno facendo già festa sugli spalti, ma ci sono da giocare questi 30 secondi ora, 50 e 30 sul cronometro, il rinvio che sta per essere effettuato dal portiere Ryan, 50 e 35, 25 secondi al termine, il rinvio da parte di Ryan, 20 secondi alla fine, pallone che termina in fallo laterale toccato da Andersen, mancano 10 secondi e l'Australia non deve fare altro che conservare il possesso del pallone, e poi per la seconda volta nella storia approderà agli ottavi di finale. 50-55, 5 secondi, stanno per scadere i 6 di recupero, manca un secondo, è finita! L'Australia per la seconda volta nella sua storia si qualifica agli ottavi di finale del campionato del mondo, ha battuto la Danimarca con pieno merito per 1-0 grazie alla rete al quarto d'ora della ripresa realizzata da Leakey.